Queste sono delle Invincible Run 2 ed hanno 600 km, mi fanno schifo, sono del Pro Depodista. Queste sono delle Invincible Run 2 di Massi, che però hanno solamente 200 km. E queste invece sono le nuovissime Invincible Run 2, sempre di Nike, che hanno 0 km. Oggi faremo una delle cose più pazze al mondo. Con i sensori RunScribe valuteremo quanto perde una scarpa dopo aver raggiunto i 600 km. Utilizzeremo il famoso teleobiettivo che il Pro Depodista ama particolarmente. Quello è il Pro Depodista. Vediamo come si comporta in corsa. Il nostro coniglio non sarà a disposizione. Andiamo in Valle Olona e ci vediamo tra qualche minuto per un'analisi completa. Ma prima assolutamente tre chiarimenti: questo test è stato effettuato con due podisti amatori evoluti, nel video vedete soltanto una quota a parte. Abbiamo preferito in secondo luogo fare il test in Valle Olona e non in pista, ma al tempo stesso abbiamo corso su un anello di 2,2 km, quello utilizzato per intenderci nella corsa con il passeggino. In terzo luogo, ovviamente, nessuna disposizione i sensori RunScribe, se non pochi tra virgolette eletti, e di conseguenza chiaramente la sensazione, poi alla fine, è quello che conta più di tutto. È stata scelta la Invincible Run 2 proprio perché è una scarpa che di fatto vi consente di correre più a lungo, quindi vediamo qual è il suo decadimento naturale e torniamo in Valle Olona. Comunque il test è molto semplice: Andrea indosserà i sensori RunScribe, correrà con le tre scarpe su questo percorso del Valle Olona ciclabile, dove però non ci sono auto, e di conseguenza valuteremo qual è la durata e come si comportano le scarpe sulla base dell'utilizzo della scarpa stessa. Vedremo se i sensori indicheranno una performance inferiore sulle scarpe che sono state utilizzate per più tempo e soprattutto capiremo se in effetti questo ZoomX, se la combinazione di Invincible Run 2 e la mescola ZoomX consente di utilizzare questa scarpa per tutta la stagione. Arrivati in valle, nonostante tutti gli obiettivi, abbiamo capito che comunque non sarebbe stato facile filmare un test di questo tipo. Comunque, dal punto di vista tecnologico, eravamo preparati. Più che altro capiamo anche se poi le mie sensazioni sono corrette, rispecchiano quello che dopo i sensori dicono. Ma Andrea, ma posso correre anch'io? Facciamo il test doppio, perché serve il giovane e anche l'anziano, no? Ma serve uno che filmi, però, quindi ti tocca filmare. Non lo facciamo assieme, lo facciamo separatamente. Va bene. Ok, dai, partiamo. Nel video comunque ci focalizzeremo sul cuore della scarpa, l'intersuola, in questo caso lo ZoomX, anche perché il battistrada, che è il secondo elemento più importante della scarpa stessa, come tutti voi sapete, ha un consumo che non dipende dalle forze verticali che agiscono sulla suola, ma dal fatto che invece la scarpa venga strisciata più o meno orizzontalmente, e questa cosa dipende dalla tipologia di appoggio, e di conseguenza fare un test di questo tipo non ha nessun senso, anche perché noi siamo podisti, Andrea e il sottoscritto, abbastanza evoluti, e di conseguenza quello che succede a voi potrebbe non succedere a noi stessi. Il consumo è fondamentalmente proporzionale alla velocità con cui la scarpa tocca terra. Tanto più veloce lo scorrimento suola terreno e più abrasiva la superficie in cui ci si muove, tanto maggiore sarà la quantità di gomma che verrà asportata ad ogni strisciata sul terreno. Cosa abbiamo quindi cercato di provare in questo test? Sicuramente la resistenza delle scarpe stesse alle sollecitazioni che vengono effettuate. Visto che la corsa rappresenta l'estrema ripetitività dei movimenti, potrebbe succedere che una scarpa di fatto non sia adeguata al podista amatore nel caso in cui questa raggiungesse un certo quantitativo di chilometri, e di conseguenza potrebbe ridurre l'ammortizzazione e potenzialmente aumentare, anche se non necessariamente in maniera significativa, il rischio di infortunio del podista amatore stesso. Siccome non è possibile determinare con certezza la durata effettiva dell'intersuola, che dipende dai parametri soggettivi dal podista che utilizza la scarpa, ma anche oggettivi da tutto quello che gira intorno all'intersuola stessa, di conseguenza noi suggeriamo di cambiare la scarpa comunque dopo 600-700 km, ma sappiate che non esiste la possibilità, senza utilizzare i sensori, di capire quando la scarpa debba essere cambiata, se non appunto con le sensazioni. Partiamo quindi dalla valutazione di Andrea con la scarpa che ha corso 600 km.
Andrea, prima scarpa da 600 km, cosa ne pensi, che sensazione hai avuto nel giro della Valle Olona? Guarda, intanto facciamo veloce che mi stanno uccidendo le zanzare, dobbiamo farle in inverno sti video. No, comunque la quella nera da 600 km io devo dire che l'ho trovata buona. In generale, se non avessi provato le altre, avrei detto una scarpa come nuova, diciamo. Guardando i dati dei sensori RunScribe per la prima scarpa, quella da 600 km, in effetti abbiamo notato un'ottima stabilità della scarpa stessa, ma soprattutto il fatto che i sensori indicavano che il parametro di shock, che è quello che indica la capacità della scarpa di essere ammortizzata, era comunque molto 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 buono, soprattutto confrontandolo con altri marchi e modelli. Al tempo stesso non abbiamo notato una differenza significativa tra la corsa di Massi e quella di Andrea, di conseguenza questa scarpa, nonostante abbia raggiunto i 600 km, resta ancora promossa e secondo noi potrebbe essere portata almeno fino a 1000. Per invece quella bianca, come l'hai vista e soprattutto che sensazione ti ha dato? Questa era la mezzana, il tuo numero, diciamo che anche lì forse il mezzo numero più piccolo non mi stava stretto e l'ho sentita più stabile, o forse l'ho sentita più stabile perché la schiuma è più nuova. Sicuramente ho sentito la scarpa più soda, non più dura, più soda, non so come dirti, ma e niente, più stabile, reattività più o meno la stessa. Sulla seconda scarpa, quella bianca, quella da 200 km, abbiamo notato con il sensore che c'è stato un miglioramento dell'ammortizzazione stessa, una riduzione quindi delle forze di impatto sul terreno e che ha permesso di conseguenza una migliore ammortizzazione, cosa che era abbastanza scontata su una scarpa che aveva solamente 200 km. A livello di invece stabilità non abbiamo notato una variazione significativa rispetto alla scarpa da 600 km, l'angolo di pronazione, che era leggermente diverso tra me ed Andrea, era comunque molto simile tra le due corse. E invece a livello di scarpa rossa, che è quella che appunto abbiamo utilizzato per la prima volta proprio qui in Valle Olona, che sensazioni ti ha dato? Quella rossa devo dire che si sentiva che era nuova, in reattività secondo me meglio delle altre, ed era ancora più soda di quella bianca, quindi ho sentito una scarpa diversa, non così tanto diversa rispetto a quella nera che aveva 600 km, ma sicuramente si sentiva che era nuova. Per quanto riguarda la scarpa nuova che abbiamo inaugurato proprio con quella corsa, abbiamo notato infatti i migliori parametri di ammortizzazione e di conseguenza una protezione assolutamente migliore, cosa che ci fa pensare che nel caso in cui voleste gareggiare una maratona, probabilmente una scarpa tra virgolette nuova probabilmente potrebbe consentirvi una migliore protezione. A livello di stabilità non è cambiato nulla assolutamente rispetto alle altre scarpe. Quindi ultime due domande: per corse lente comunque questa scarpa secondo me è durevole, alla fine le sensazioni sono sicuramente migliori con una scarpa nuova, ma pensi che comunque la potremo portare ai 1000 km? Ma vedendo di quanto poco si è scaricata in 600 km, secondo me sì, poi magari domani a un picco, ma dubito. Ovviamente poi la discussione finale, che comunque è stata limitata dalle zanzare, è andata sul discorso performance in maratona, anche perché settimana prossima ci sarà la maratona di Berlino e non escludo che ci possano essere nuovi lanci, e ci siamo chiesti in questo caso cosa fare se utilizzare una scarpa nuova. Sentiamo cosa ci ha raccontato il prolepodista, poi vi do la mia opinione finale. Invece la domanda fondamentale, secondo me, il 9 di ottobre correremo la mezza maratona di Pisa, mi hai detto che mi invitavi grazie ai tuoi potenti mezzi. In questo caso, se dovessi utilizzare una scarpa da gara, meglio una scarpa nuova o semi nuova di Nike, tipo le Vaporfly Next, oppure prenderesti anche una scarpa di 200 km? Beh, sicuramente la scarpa nuova è meglio, vediamo se arriva la Vapor nuova, se no userò la 2. Ma se devi battere il record mondiale, chiaramente è meglio una scarpa nuova e sicuramente dovrebbe consentirti di correre più velocemente.
se devo battere il record mondiale prendo una bicicletta e neanche in carbonio credo di riuscire a batterlo. Secondo me le conclusioni di questo video sono fondamentalmente tre. In primo luogo, una scarpa con lo Zoom X è destinata a durare più a lungo di altre tipologie di scarpe. Ovviamente questa scarpa vi deve piacere, però sicuramente abbiamo notato che il decadimento strutturale è in realtà molto minore rispetto a quello che invece abbiamo visto con altri modelli. Numero 2, qui avevo discusso con il mio amico Lorenzo Lotti, che ha fatto il record con il passeggino, se aveva senso utilizzare una scarpa nuova di Nike oppure quella da 200 km. È chiaro che secondo me, almeno così dicono i sensori sia per me sia per Andrea, i parametri strutturali diminuiscono anche se in maniera impercettibile e di conseguenza se volete fare il record del mondo assolutamente prendete una scarpa nuova. Numero 3, ci sono però tantissimi fattori che in effetti influenzano il comportamento nella corsa e la risposta della scarpa e di conseguenza dipenderà molto da voi stessi quale scarpa scegliere. Io comunque ora vado a bermi un coffee, voi stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Ciao!